see me looking, girl, go on and act right. A little closer, let me see you in the spotlight. I turn around and let me see just what you curve like. Go grab your friends and y'all can come to the... Volevo, all'inizio volevo darti un accento che non fosse quello romano perché mi era un po' vicino, però insomma penso che lui ce l'abbia molto più pesante del mio. Quindi questo volevo proprio che fosse, appunto, anche rispetto al fatto che il film rappresenta l'inizio di un certo vuoto che iniziava a trasmettere la TV, insomma, no? Certi tipi di modelli, questo personaggio rappresentasse un po' anche un vuoto in realtà, sembra tutta una cosa, invece è tutt'altro da quello che dimostra di, che vuole dimostrare di essere. Tutto qua. E poi volevo dire un'altra cosa sulle prove, vabbè, ma. No, diranno gli altri. È una cosa diversa, la tua sensazione, percezione delle prove. No, che è stato molto interessante lavorare come attore a questo film, perché come diceva Ago, appunto abbiamo avuto la possibilità di fare dei personaggi e di svilupparli anche da noi, nel senso che abbiamo avuto molta discussione sui personaggi e molto lavoro è stato fatto nelle prove, anche di avere il lusso di cambiare un testo, di partecipare attivamente e creativamente al lavoro, e questo si percepiva ogni giorno sul set, insomma, questa è stata una... Quando lavorate al cinema? Sì, ma molte volte no, perché io ho lavorato con registi che fanno, che per esempio da Pupiavati o Faenza, o non sono registi che fanno prove, non amano fare le prove. No, non puoi cambiare molto, certo, devi andare timidamente, ma potrei dire, nel senso, ma non che sia sbagliato, io sono d'accordo con loro, cioè sono d'accordo, nel senso non li capisco, io se fossi regista farei le prove, perché amo fare le prove, amerei confrontarmi con gli attori e capire, sapere quello che loro pensano di quel personaggio, poi ci sono registi appunto come loro che hanno già il film nella loro testa e che... Poi alla fine, comunque anche loro, per quanto dicano di non amare il fatto di parlare con un attore sul set, poi alla fine sono lì che ti vengono a dire delle cose molto specifiche, sia Faenza che Avati, voglio dire, però non amano fare prove, quindi è un loro modo di lavorare, lo rispetto, è diverso, ma insomma, Muccino per esempio è uno che fa molte prove con gli attori, ecco, sono varie tipologie a me. Claudio, poi ovviamente oltre ai due che hai citato, altrimenti domani esce che tu, no? Ecco, Avati... In Italia lo sappiamo benissimo, non solo in Italia, c'è una marea di registi che non provano. È vero. No, questo per amore di chiarezza. Proprio. Guardate che se scrivete una cosa cattiva, che io dico cattiva, io non verrò mai più a una conferenza stampa, ogni volta risponderò. Ma poi dipende pure, è più che altro poi rimando con il motorino di prima. Poi vuol dire, dipende anche da che tipo di film è, ci sono dei film che non hanno minimamente bisogno di fare delle prove, ci sono dei film come Aspettando il Sole in cui in 4 giorni devi finire il film, devi essere un treno, sì, sei in una sola stanza, ci sono 45 gradi all'ombra e qui se magari hai provato è meglio, insomma, non è che... Sì, ma in effetti poi Faenza e Avati quando ho girato con loro avevano molte più settimane a disposizione, quindi in qualche modo questo lavoro di prove mancante è stato fatto sul set. Però è anche interessante quell'altro modo, perché voglio dire, come attore devi farti un lavoro da solo, cioè nel senso devi inventarti qualcosa da solo, non, che poi certo confronti sul set. Ma poi spesso è colpa degli poi spesso è colpa degli attori che lavorano moltissimo, non hanno molto tempo a dedicare. Sì, no, sia Faenza che Avati me l'avevano chiesto, ma io ho detto no. Bravo, così mi piace, è meglio per la tua salute. Non ho tempo. Gabri, prego. Continuiamo questa cosa, sì. Lasciamo perdere le prove per un po', no scherzo, parlate di voi. No, vabbè, innanzitutto volevo agganciarmi al discorso, non sono molto d'accordo sul fatto che ci sono parecchi registi che non vogliono assolutamente che si tocchi il testo. Su questo devo dire che mi sono trovato molto bene con Ago, perché lui ci ha dato la possibilità comunque di buttarcelo un po' addosso, perché comunque poi la scelta di un attore o di un altro è trovarsi un testo, magari anche soltanto 4 parole messe in fila, che per un attore va bene dirle, per un altro magari messe in bocca diventano un pochettino difficili, io non lo trovo correttissimo, perché secondo me ogni attore si dovrebbe un pochettino adattare il dialogo, non cambiandolo ovviamente, semplicemente facendolo più fluido. Questo anche perché dopo ci sono problemi a doppiaggio e tutto, come è capitato ieri di doppiare una scena dove era un casino di dirla. Comunque,
Detto questo, con Ago devo dire la verità, inizialmente quando mi telefonò la mia agente mi disse che c'era appunto questo film che mi proponevano, ero un pochettino scettico perché comunque vabbè non c'erano soldi, erano ancora prima, ho detto vediamo un attimo, sentiamo di cosa si tratta. Appena mi arrivò il copione e poi successivamente venne Ago a casa mia, mi sono talmente tanto appassionato a questa storia e soprattutto all'amore che lui ha dato a questo film e come voleva costruirla che ho detto subito, immediatamente di sì. Abbiamo costruito un personaggio, l'abbiamo leggermente cambiato da come era in origine, gli abbiamo aggiunto, lui mi aveva chiesto di fare il piemontese, io mi sono rifiutato perché essendo piemontese non è che rinnego le mie origini, però ho studiato veramente tanto per togliermi l'accento piemontese, ho detto non farmelo rifare perché poi dopo lo riprendo tutto. E ho detto siccome avevo studiato il siciliano, ho detto approfittiamone, poi abbiamo aggiunto la zeppola. E no, il piemontese non lo sopporto. E abbiamo aggiunto la zeppola e devo dire mi ha anche molto preso questo personaggio perché mi era successo soltanto un'altra volta con le fate ignoranti e questo è un altro personaggio che mi ha dato la possibilità di comunque cambiare totalmente quello che ho sempre fatto in genere, quindi anzi magari succedesse ancora. No, aspettando il sole in due. Buongiorno. Dunque, per quanto riguarda il lavoro che è stato fatto con Ago, si potrebbe dire che alcune volte ci sono dei registi che hanno un approccio, diciamo, verticale, cioè nel senso che si pongono all'apice di una piramide e l'unico riferimento, si pongono come l'unico riferimento che tu hai per poter lavorare, no? Come sempre dover triangolare attraverso il regista. E forse qua ci è stato più l'occasione di lavorare in maniera orizzontale, cioè non che Ago, voglio dire, non so, permettesse qualsiasi cosa fosse possibile fare, però si è cercato attraverso le prove, che bisogna dire che è difficile fare anche per un problema di costi, poi, cioè non solo di volontà, attraverso le prove e attraverso proprio la volontà del regista si è cercato proprio di creare una relazione orizzontale fra tutti gli attori che partecipavano alla stanza in cui di cui raccontavano la storia e il regista che si è sempre, Ago intendo, che si è sempre dimostrato molto, molto aperto, molto curioso, molto, così, molto, molto entusiasta, diciamo così. E partendo da questo presupposto, lavorare sulla stanza dove si gira il film pornografico sono trovato molto interessante perché si è cercato un po' di riversare un po' il luogo comune, cioè di scambiare il luogo comune sulla pornografia, non che ci interessasse fare un discorso sulla pornografia, però spesso è visto, forse lo è, non lo so, come un ambiente cinico, come un ambiente estremamente duro, estremamente appunto materialista, no? E invece in quella stanza accade qualcosa di estremamente delicato, poetico, cioè accade il contrario di quello che si immagina. Questo cercando anche di creare fra i personaggi una sorta di solidarietà fra diversi, fra sconfitti, fra gente che probabilmente voleva fare altro e invece si trova così a svoltare la giornata facendo quello che fa. E quindi questa cosa che mi disse Ago, che mi suggestionò molto, era un po' un ambiente da circensi, non che i circensi siano degli sfigati per carità, ma è un po' quell'ambiente che si respira, non so, almeno a me succede quando si va al circo, e comunque è una compagnia di persone diverse, che fanno altro, sono un po' da un'altra parte, e fra di loro c'è un tipo di solidarietà, un tipo di comunicazione diversa. Questo è quello che abbiamo provato a fare girando quell'episodio, però questo non è un film a episodi, per carità, quella stanza. E basta, direi insomma che è stato molto bello lavorare con quelle persone lì, con Bebo che purtroppo non c'è, devo dire, è stato molto divertente, meno con Corrado Fortuna, ma purtroppo c'era anche lui. Mm.